Siamo all'ingresso del Forte di San Giovanni. Guardate che bello. Adesso andiamo dentro a dare un'occhiata. Il rumore di un drone, eccolo qua. Il forte è comunque gratuito, si può visitare tranquillamente, si può girare per tutto il perimetro tranquillamente, ma sicuramente ci saranno anche delle stanze, delle aree dove possono essere accessibili, tipo questa, una piccola vedetta dove si può intravedere l'entrata principale dove siamo entrati prima. Vabbè, il tipo che fa il video col drone, il controllo della salita della detta, ovviamente il percorso della regina, dove probabilmente passava lei, i parcheggi, il mare là in fondo, guardate che bello, e lì c'è il Borgo Venezia che sarebbe la parte tutta sottostante medievale. Vi consiglio di andarla a visitare, molto carina, soprattutto per gli eventi che fanno. Per gli eventi che fanno medievali, che adesso vabbè, per via del Covid sono limitati. Vabbè, andiamo a farci un giro di qua, andiamo a vedere altre cose. Questa è una delle celle che veniva usata come carcere nell'Ottocento, guardate che roba, veramente. Guarda quella gola là in fondo, che roba. Qua evidentemente erano gli agganci delle sbarre. Andiamo su. Che mi sono incastrato con lo zaino. Guarda, vieni a vedere. Subito. Di Loreto. Figo. Facciamo tutto il giro. Visto qualche cella sopra, là dove eravamo prima, adesso andiamo, facciamo il giro intorno, andiamo a vedere giù di qua com'è la situazione. Che bello. Incredibile. Dattrine. Adesso conservate bene. Ragazzi, che bello.
Riusciamo a fare un po' di immagini da qui col cellulare, è meglio che niente. Guardate qua, se non mi distruggo mezzo affreschi. Che figo, amore. Spettacolare. Non puoi non andare dentro.